Per 30 anni Francesca Morvillo è stata per lo più una moglie, un volto sorridente nelle rare fotografie pubbliche insieme al marito e l'unico nome femminile della strage di Capaci. Ma non era solo la donna seduta accanto a Giovanni Falcone a bordo della Fiat croma bianca fatta saltare in aria nel 92. Era molto di più, una tra le prime donne magistrato e una giurista attenta alla funzione riabilitativa della pena, così la vogliono ricordare Cetta Brancato, Giovanna Fiume e Paola Maggio nel libro Non solo per amore, presentato a Macchia Godena, nel borgo della lettura voluto dal sindaco Felice Ciccone. Francesca Morvillo per molto tempo è stata considerata soltanto la moglie di Giovanni Falcone, che per carità merita il suo spazio, però non è stata messa in luce la sua figura di magistrato, la scelta consapevole di vivere accanto ad un uomo che sicuramente era sotto il mirino più forte della mafia, e di aver accettato da donna di legge le conseguenze di quello che significava in quegli anni in Sicilia lavorare contro appunto questo macigno della mafia. Il volume è di Treccani, che da pochi anni ha inaugurato la sua presenza nelle librerie con progetti dedicati al valore della legalità. Uno di questi appunto è tutto rivolto non solo al valore della memoria, non solo al valore della legalità, ma anche appunto a quelle figure del nostro paese che hanno fatto moltissimo per il nostro paese, ma soprattutto sono stati di insegnamento per le prossime generazioni. Francesca Morvillo, al nostro avviso, quando abbiamo deciso di pubblicare questo libro, è sicuramente una di queste figure. Commoventi le parole del presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo, che ha ricordato quelle pagine buie della Seconda Repubblica legata alla lotta alla mafia che, tra i tanti, è costata la vita anche alla Morvillo. Tra il pubblico l'assessore Quintino Pallante, carabinieri e gli esponenti della cultura molisana. Presente all'evento anche il governatore Donato Toma, vorrei, ha detto, che questi eventi ci aiutassero a riconoscere e a debellare nel nostro piccolo gli atteggiamenti malavitosi.